Ciao a tutti, benvenuti a questo brevissimo tutorial su come creare velocemente un pennello per fare la firma sulle proprie fotografie di Food Photography Italia. Io sono Stefania Casali. Guardiamo veramente molto velocemente come fare un pennello al volo. Allora, apriamo un nuovo file. Io in questi casi utilizzo un file di 1200 pixel per 1200 pixel. Ora la dimensione è tutto sommato influente. Colore RGB va benissimo perché dovremo semplicemente fare una scritta. Contenuto di sfondo trasparente, crea. Eccoci qua. Ora, se avete una tavoletta grafica, potete fare una firma, letteralmente firmare con un tratto molto sottile. Eccoci qua, con un tratto molto sottile. Potreste firmare, ora sono col mouse, quindi non sono capace, potreste firmare. Ecco, questa è la mia orrenda firma fatta con il mouse. Potreste semplicemente appunto fare la vostra firma e salvarla, oppure decidere di avere una firma leggibile e quindi utilizzare un carattere a vostra scelta tra i 10.000 che trovate a disposizione sulla rete. Ora noi ne scegliamo uno a caso, questo corsivo, e scriviamo il mio nome. Stefania Casali. Allora, eccoci qua, una firma decisamente un po' retro ed eccoci fatto, eccoci qua. Ok, abbiamo creato questa firma. Ora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare un pennello e quindi definisci pennello predefinito. Lo chiameremo la mia firma. E lo salviamo. Ok, ora io avrò, visto che me l'hanno chiesto in tantissimi, 200 firme diverse. Ora andiamo a vedere come applicare questa firma. Apriamo una fotografia, la prima che mi capita, questa, una vecchia fotografia. Scegliamo la matita, il nostro strumento matita, eccola qua. Questa è una delle mie firme, altrimenti ho quella che utilizzo sempre nelle mie fotografie. Questa è stata fatta per un altro tutorial. Scegliamo questa. Ora, quanto grande la volete fare? Quello dipende dalla grandezza del carattere, quindi scusatemi, del pennello che volete andare ad utilizzare. In questo caso, una firma discreta come questa. In basso a destra, o se volete essere più egocentrici, volete fare una bella firma grande, aumentate la dimensione del vostro pennello e fate una firma più grande. Ecco qua. Non è l'unico modo per fare la firma, esistono tantissimi sistemi, esiste il watermark. Questo è un modo veloce per avere una firma sempre uguale, di cui potete decidere la dimensione anche in base alla grandezza appunto della fotografia che dovete andare a firmare. Spero di esservi stata utile. Per qualsiasi domanda unitevi al nostro gruppo Food Photography Italia. Vi auguro una buona giornata. Ciao!